Di ambiente si parla ormai ogni giorno, quasi come triste moda del momento. I repentini cambiamenti climatici e le loro ripercussioni sulla vita di piante, animali, non di meno dell'essere umano stesso, sembrano costellare la cronaca quotidiana. Segnali apocalittici, casualità o piuttosto una tragica conseguenza delle azioni umane. Nel periodo del lockdown che ha determinato il Covid-19, mentre l'essere umano si ritrovava chiuso in casa, tutti gli animali iniziavano a prendere possesso della terra, la maggior parte della quale era da troppo tempo dominata da noi. In questo modo abbiamo visto cervi, orsi, lupi ed altri animali selvaggi avvicinarsi alle case, camminare lungo le strade e scorrazzare in posti inusuali. Il deserto sulle strade ha dunque risvegliato in loro l'audacia e il desiderio di ampliare il proprio spazio. Tutta la natura sembra essersi improvvisamente risvegliata dal torpore dell'inquinamento, regalandoci tramonti più luminosi e fioriture più intense. Il problema ambientale, tuttavia, è presente da moltissimi anni e sono stati in pochi a parlarne prima. Sul web esiste una rivista specializzata da oltre 20 anni che si occupa di aggiornamento ambientale e di approfondimenti tematici. Si chiama Regioni e Ambiente ed è la rivista ambientale per eccellenza che ogni giorno addentra il lettore all'interno di sapienze dettagliate indispensabili per l'acquisizione di una consapevolezza autentica senza la quale si resta distratti e non si può contribuire in maniera personale ad un comportamento civile e rispettoso. Per saperne di più e restare sempre aggiornato su questi argomenti, clicca sul link riportato sotto. Leggere è uno dei modi migliori per parlare con la propria coscienza ed agire con saggezza.